denunziava i fatti della tossicodipendenza, dei fatti che occupavano la città di Trapani. Erano dei fatti che lui denunziava e l'hanno fatto tacere. La morte di Mauro è stata una durissima sconfitta contro gli ideali di giustizia, di libertà e di verità di cui Mauro era il portatore e che penso anche noi, giovani, siamo i portatori e dobbiamo essere i portatori di questi ideali così sani, così giusti. Ecco i titoli. In questo clima olimpico vanno finora i tentativi di Trapani di accedere al podio, solo quarta nella classifica dei morti ammazzati di quest'anno. Mancano però alcuni mesi alla fine dell'anno e, visto l'andazzo, c'è possibilità di scorrere in graduatoria. Domani al Palazzo di Giustizia del Capoluogo, commemorazione del giudice Giacomelli, ucciso 7 giorni fa. Maxi operazioni di polizia in provincia, finiscono in manette spacciatori di droga ed estortori. Intanto a Trapani si rifà viva la banda del pizzo. Lui era partito facendo vedere il mercato del pesce, facendo vedere i topi, lo sporco che c'era, come tutto era mal curato, facendo parlare la gente sul fatto che non c'era l'acqua, che mancava la luce, cioè sui bisogni immediati e concreti degli abitanti di Trapani, che erano assolutamente disabituati a questo tipo di attenzione. Non è vero che nella nostra provincia si fa poco per incentivare il turismo. Alle volte è vero proprio il contrario. Con poca spesa, gran pulizia, un pizzico di masochismo, una delle strade più intriganti, la provinciale per San Vito Lo Capo, oltre 50.000 turisti estivi, un continuo e forsennato passaggio di automobili, è stata arricchita e resa realtà turistica invidiable per iniziativa dei soliti ignoti. Ecco la trovata dell'estate 88. Usate la provinciale per San Vito Lo Capo, un mare splendido, un paesaggio raro e poi un'unica occasione. Munizia Car Trekking. Le parole di Rostagno suonavano come un'accusa, come uno scherno quasi, una minaccia a un rigido potere monolitico che era rappresentato da soggetti mafiosi che lui attaccava con nomi e cognomi, facendo i nomi del boss Mariana Agate e degli altri boss della provincia di Trapani, che all'epoca erano imperanti e che disponevano di tutta una sequela di soggetti a piede libero che non erano ancora conosciuti dagli organi di polizia né tantomeno dall'autorità giudiziaria. Lui riesce a anticipare i tempi, comincia a raccontare alcune malefatte della politica cittadina, ma soprattutto individua, e lo individua bene perché lui è un animatore della comunità di tossicodipendenti, individua il canale della droga che in quel momento a Trapani sta portando dei soldi a Cosa Nostra. Individua il canale, individua il referente, gli mette nome e cognome, Mariana Cate e boss di Mazzara del Vallo. Non solo faceva nomi, li faceva vedere. Lui in televisione ogni giorno faceva vedere le facce dei politici corrotti, le facce degli assessori, quindi erano, come posso dire, ormai conosciuti, la famiglia, adesso non mi ricordo, ma aveva fatto una specie di Dallas su una famiglia di politici, il padre, il figlio, l'altro figlio del Partito Socialdemocratico, come si chiamavano, il PSD, non mi ricordo il nome, ma era molto divertente. Lui faceva anche queste cose pesanti, come posso dirti, ironiche, che piacevano e che erano uno spupperamento incredibile. Io mi ricordo una trasmissione molto bella dove lui faceva vedere a un convegno democristiano il momento del pranzo. E allora tu vedevi questi democristiani con la faccia tutta gonfia, piena di cibo, e passava lui a fare le interviste, questi che sputazzavano, cioè che era molto, non so come dire, simbolico, no? Vedere questi magnoni, questi, oppure il comune di Trapani, lui li aveva chiamato lì babà i 40 ladroni, cioè aveva un modo di forte, che dava fastidio. È successo a Trapani in quest'ultimo decennio, per essere di visione corta, una sorta di malformazione nelle menti di molti uomini politici, i quali hanno creduto di essere impunibili e di poter fare del pubblico denaro mazzette e tangenti e arricchimento delle loro tasche personali. L'operazione degli amministratori, cioè della classe politica rispetto a questa cosa, è soddisfacente per un magistrato da sempre impegnato in prima linea
sulla questione della mafia e quindi della droga. Il magistrato ovviamente non dà giudizi su una classe politica se non quando singoli amministratori possono trovarsi nelle maglie di un procedimento penale. Piuttosto, con riferimento alla classe politica, c'è da dire che la risposta dello Stato al problema, al gravissimo problema della criminalità mafiosa, deve essere, come ho detto più volte, una risposta globale, e quindi deve impegnare soprattutto l'amministrazione. La magistratura si occupa di un momento particolare della cosiddetta lotta mafia, cioè del momento della repressione, ma la mafia va combattuta con ben altre armi. Per noi rappresentava un percorso di fiducia, ecco, era la possibilità, sapere che se c'era una persona che poteva parlare così, era la possibilità che Trapani poteva diventare diversa. E purtroppo c'era anche però chi, e ce l'ho detto durante la raccolta delle firme, chi diceva continuamente: questo lo ammazzeranno. Era in mezzo ai lupi e i lupi lo hanno sbranato. Con questa immagine il capo della squadra mobile di Trapani, Giuseppe Linares, che ha diretto le indagini coordinate dalla DDA di Palermo, sintetizza l'omicidio Rostagno. Il giornalista e sociologo torinese è stato ucciso dalla mafia a Trapani il 26 settembre 1988. Oggi, dopo 21 anni, si è arrivati a una prima svolta investigativa. Gli ordini di custodia cautelare nei confronti del boss Vincenzo Virga e di Vito Mazzara, considerati il mandante e l'esecutore materiale di quel delitto, entrambi già detenuti per altri reati. Anche se il Tribunale del Riesame ha poi revocato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del presunto killer Vito Mazzara, resta il fatto che per la prima volta la responsabilità dell'omicidio Rostagno viene attribuita alla mafia trapanese. Per i magistrati della DDA di Palermo, Antonio Ingroia e Gaetano Paci, Rostagno fu ucciso in un agguato di mafia davanti all'ingresso di Saman, la sua comunità terapeutica per tossicodipendenti, perché dava fastidio ai boss di Cosa Nostra. Ci siamo resi conto che sulla scena del crimine erano stati lasciati dei bossoli, e che questi bossoli potevano oggi essere comparati, secondo le ricostruzioni dibattimentali degli ultimi processi, delle diverse sentenze di condanna che c'erano state, con fatti omicidiari che avevano lo stesso modus operandi: la presenza di due o più killer, il veicolo di fuga, una Fiat Uno utilizzata, fucili a canne mozze e fucili semiautomatici impiegati insieme a un revolver calibro 38 per la soppressione. Gli investigatori non hanno mai trovato le armi utilizzate per uccidere Rostagno, ma i proiettili sì. Bossoli che, guarda caso, avevano le medesime impronte di caricamento a freddo trovate sui bossoli utilizzati in altri delitti di mafia. Decisive sono state le analisi balistiche effettuate dalla Polizia Scientifica di Palermo sui bossoli ritrovati sul luogo dell'agguato. Il duplice omicidio Piazza e Sciacca, avvenuto in Partanna circa 5 mesi dopo la soppressione del Rostagno, era stato commesso con le medesime modalità, quindi avevamo una serialità nella commissione dell'omicidio, ma soprattutto alla vaglio della Polizia Scientifica ci ha consentito di trarre le somme di questa ipotesi investigativa e verificare che c'era stato un medesimo cameramento a freddo in un terzo fucile che veniva utilizzato da un killer per dissimulare, per tentare di rendere difficile le prove di cameramento delle impronte, quindi un'analisi balistica dell'improntamento dell'arma in un unico fucile. Su due dei bossoli utilizzati per l'omicidio Rostagno ci sono le stesse impronte di cameramento in bianco rinvenuti in due di questi 5 omicidi che noi già nel 96 avevamo addebitato al Mazzara, e precisamente al duplice omicidio Piazza Sciacca, che è avvenuto a Partanna nel 1990, e all'omicidio Pizzardi, che è avvenuto a Trapani nel 95. In particolare, e qua possiamo vedere l'impronta, questa è la striatura, la foto della striatura rilevata al microscopio elettronico. Ecco, qua a sinistra notiamo l'impronta del dente di ritegno che il dente di ritegno del serbatoio lascia sulla cartuccia dell'omicidio
Piazza Sciacca e in questo, dal lato destro, l'impronta dell'omicidio Rostagno. Come si può vedere, c'è la uguaglianza, perfetta uguaglianza delle due impronte. Il pentito Vincenzo Sinacori avrebbe assistito a Castelvetrano a un incontro di mafia e lì sarebbe stata decisa la sorte del giornalista di Torino. L'ordine di far uccidere Rostagno sarebbe arrivato a Vincenzo Virga da Francesco Messina Denaro, storico capomafia del Belice, deceduto nel 1998 durante la latitanza. Rostagno aveva toccato diversi uomini d'onore e generato un risentimento diffuso all'interno di Cosa Nostra. L'associazione Ciao Mauro dal 2002 ha raccolto la fiaccola dell'impegno civile e culturale di Rostagno. Nel 2007 l'associazione ha raccolto 10.000 firme inviate al capo dello Stato per sollecitare la riapertura delle indagini. Ci venne in mente di lanciare una petizione, una raccolta di firme proprio con questo fine, quello di tener viva la memoria, tenere aperto questo caso e fare in modo che si arrivasse all'individuazione appunto di mandanti, killer e quant'altro, e che questo potesse servire anche da sprone per tutti gli altri delitti di mafia ancora irrisolti. E soltanto grazie a questo fatto che lui era molto bravo e molto amato da certi trapanesi, che si è mantenuta la memoria e che a distanza di 20 anni i trapanesi hanno chiesto di avere giustizia, ma sono stati usati tutti i tentativi possibili e immaginabili per cancellarlo. Abbiamo sentito molto vicina per la prima volta la popolazione locale, che si è quasi ribellata al silenzio che in questi anni, soprattutto a livello degli organi di informazione, è stato sull'omicidio Rostagno. In questo momento c'è una grande confusione in testa alla gente. Leggendo i giornali, guardando le cose, una confusione particolarmente forte qui a Trapani, soprattutto per i noti fatti della loggia Scontrino. La mafia è forte, la mafia continua ad uccidere. Di Rostagno si lamentavano un po' tutti all'interno di Cosa Nostra. Senz'altro il malumore più grosso era quello dell'attacco frontale, del modo in cui Rostagno aveva beffeggiato la famiglia Agata, aveva avuto uno scontro verbale in tribunale a un processo in cui era imputato Mariana Agate, e dalle sbarre c'era stato un battibecco tra il potente boss Mazzarese e il giornalista e il sociologo. Ma altrettanto arrivavano lamentele perché c'era questo tentativo di risveglio dell'opinione pubblica con indicazione, con nomi e cognomi delle cose che non andavano, dei politici che intrattenevano dei comportamenti sconvenienti, dei politici che appartenevano alla massoneria e nella massoneria coperta dove operavano, scoperta in quegli anni a Trapani, in cui operavano mafiosi e politici. In quegli anni 80 a Trapani esiste una loggia massonica coperta, la ISDE 2, dove dentro sono iscritti mafiosi, massoni, alti burocrati, uomini delle forze dell'ordine, uomini della finanza locale. Mauro Rostagno ad RTC, che racconta le cose che avvengono in presa diretta, senza peli sulla lingua, cioè quello che lui sa lo approfondisce, lo verifica e lo racconta in televisione. Se non trova la verifica, dà l'accenno. Ecco, Mauro Rostagno, che fa questo tipo di giornalismo, non rappresenta, almeno così io ritengo, non rappresentava una garanzia per chi non voleva scoperti gli affari. Probabilmente se lui avesse scoperto che c'era un tavolino dove stavano sedendo mafiosi, politici e imprenditori, lui in televisione l'avrebbe denunciato e sarebbe stata la catastrofe per chi sedeva a quel tavolino. Dietro la morte di Mauro, secondo me, ci sono cose che non si possono dire, cose scomode ancora. D'altra parte basta leggere i giornali in questi giorni per vedere che la morte di Falcone Borsellino, no? Cioè i depistaggi che sono stati usati lì, insomma, non è che stiamo parlando solo di il killeraggio dopo la morte di Falcone Borsellino, insomma, i depistaggi ci sono stati, sembra, stanno indagando adesso.
Rino Germanà, l'allora capo della squadra mobile di Trapani, oggi questore di Forlì, scampato nel 1992 ad un attentato di mafia, aveva detto subito in un rapporto indirizzato al procuratore della Repubblica di Trapani che l'omicidio Rostagno era da imputare alla mafia. Le sue parole rimasero largamente inascoltate. Ancora oggi io faccio vedere ad amici della Polizia di Stato questa notazione e la guardano con stupore e con ammirazione, perché effettivamente è veramente un atto di indagine, ma fatto veramente per bene. Prendi in considerazione la loggia massonica Iside 2 sui rapporti massoneria e mafia con Sindona, e questo è tra i servizi giornalistici che prendi in esame è appunto Rino Germanà. La causale dell'omicidio sembra da ricondurre all'attività di giornalista della vittima, vivamente apprezzata dal pubblico e particolarmente invisa negli ambienti politici. Che anno è questo? 1988. Il senso di tutta l'attività si può cogliere in questa frase: la deliberazione dell'omicidio fa capo, secondo l'avviso di questo apparato investigativo, ricordiamoci che il questore dirige la squadra mobile di Trapani, questo apparato investigativo, alla mafia, o meglio, precisa, e queste precisazioni importanti, a quei mafiosi che sono addentrati nella politica, capaci di interpretarne le vicende spesso travagliate e frutto di compromessi, e in grado di configurare disegni criminosi. Tante le piste seguite in tutti questi anni dagli inquirenti, tante da riuscire per lungo tempo a calare ombre su ombre sul delitto Rostagno, come la pista interna alla comunità terapeutica Saman, fondata da Rostagno, ex di Lotta Continua, insieme a Francesco Cardella. Quella pista si rivelerà sbagliata e le persone arrestate saranno tutte scarcerate. Che cosa ha significato passare tutto questo tempo senza avere una risposta dallo Stato, dalla giustizia? No, io una risposta dallo Stato veramente ce l'ho avuta. Ed è stato quando mi ha arrestato, quindi io una risposta dallo Stato l'ho avuta ben precisa e caliamo un velo pietoso. Cosa vuol dire? Ma io ho iniziato, quando è morto Mauro, ho iniziato a rimuovere, perché il dolore se no era troppo, avevo una figlia da far crescere, quindi ho cominciato un pochino a... Credo che questo sia un fenomeno che chi ha avuto dei morti ammazzati dalla mafia può capire, no? A un certo momento, per sopravvivere tu, per andare avanti, devi in qualche modo rimuovere. A questa prima rimozione poi ho dovuto continuare a rimuovere, no? Quando mi hanno arrestato, poi alla fine, poi uno non ci può pensare perché se no ne esce pazzo. E mentre nel dicembre dell'88 vi erano queste conclusioni da parte di questo apparato investigativo, che come abbiamo detto è la squadra mobile di Palermo, vi è una coeva attività di indagine svolta dai carabinieri di Palermo del 26 novembre di Trapani, gruppo di Trapani del 26 novembre del 1988, che giunge a delle conclusioni che sono diametralmente opposte a quelle cui pervengono appunto a cui perviene la squadra mobile. Innanzitutto a pagina 12 si legge: è superfluo comunque far notare che l'etichetta di delitto mafioso ampiamente sbandierata dalla stampa fino a questo momento è supportata solo da mere ipotesi, e bisogna considerare che, seppur vero che l'auto usata per l'omicidio è stata rubata molto tempo prima e sono state impiegate armi tipiche, è pur vero che il fucile è esploso e la mafia non commette questi errori. Poi ci sarebbe stato un altro filone d'indagine portato avanti da una commissione parlamentare sul presunto traffico d'armi con la Somalia, il cui snodo sarebbe stato proprio a Trapani. Un'inchiesta collegata con quella riguardante gli omicidi della giornalista del TG3 Ilaria Alpi e dell'operatore Miram Rovatin. 21 anni di indagini sul delitto Rostagno sono serviti a delineare una serie di possibili moventi attorno a questo omicidio. Quello del quale si è parlato spesso riguarda un traffico di armi che Rostagno, con una telecamerina nascosta, sarebbe riuscito a filmare sulla pista di un aeroporto ufficialmente abbandonato nell'entroterra trapanese, che è poi a poca distanza dal nuovo aeroporto militare. Quello era un aeroporto militare precedente a quello che si sente oggi, Chinisia prima e Birgi oggi. Si era parlato anche di un avvicinamento di Rostagno, che avrebbe cercato un contatto con Giovanni Falcone almeno per due volte. Si è parlato di copie di questa misteriosa cassetta che comunque sarebbero state fatte e che Rostagno a qualcuno ha dato.
Però la cassetta non si è mai trovata, né quella che lui teneva in RTC, né quelle ipotetiche che avrebbe dato ad altri soggetti. Le ipotesi sul contenuto di questo nastro? Le ipotesi sul contenuto di questo nastro, si dice che in questo nastro ci siano le immagini di questo atterraggio, di questo grosso aereo questa pista dell'aeroporto di Chinisia, da dove sono state scaricate determinate casse a Trapani. E i presenti si racconta che erano delle persone che indossavano delle tute mimetiche, qualcuno di questi ha aperto queste casse e Rostagno ha sentito il rumore delle armi che si caricavano, si faceva la prova di carico e scarico di queste armi. Però questi sono racconti fatti da suoi amici, da persone che dicono di aver avuto fatta questa confidenza da Rostagno, ma non c'è una prova tangibile e concreta. I tentativi di depistaggio sono stati numerosi. Ci sono ancora tanti lati oscuri in questa vicenda che risale al 26 settembre del 1988. Lo stesso Linares ha dichiarato che ci sarebbero stati almeno altri due esecutori materiali, allo stato ignoti. Gli stessi magistrati che hanno indagato, e cito il procuratore di Trapani Gianfranco Garofalo e il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, ammettono che in 21 anni ci sono stati anche depistaggi, tentativi di depistaggi. Il più famoso di tutti è la sparizione, per esempio, dei brogliacci delle intercettazioni che i carabinieri fecero nell'immediatezza del delitto attorno ad alcuni soggetti che erano finiti sotto attenzione. Queste intercettazioni non ci sono più. Un altro episodio, un altro fatto che emerge dall'indagine è quello che, per esempio, la famosa Fiat Duna che Mauro Rostagno quel 26 settembre del 1988 guidava per arrivare alla comunità, nel giro di pochissimo tempo è stata dissequestrata e non fa più parte dei reperti dell'indagine, quando probabilmente, visto che c'è un'indagine ancora aperta, sarebbe importante avere quell'auto a disposizione. Questi sono alcuni dei fatti che sono emersi a fianco all'indagine, sono depistaggi che probabilmente hanno precise responsabilità. Ma la ragione è ragionevole oggi, Sciascia? Io ritengo che la ragione sia sempre ragionevole, solo che bisogna possederla. Gli uomini politici, il potere in Sicilia, la possiede? No, non credo, no, non credo. Non credo che nell'insieme si possa parlare di un reggimento della cosa pubblica ragionevole.